Siamo con l'ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia, nel giorno di una conferenza stampa in cui il governo del Venezuela ha portato le proprie ragioni per far conoscere la realtà del proprio paese. Qui in Italia il Venezuela viene descritto come nel pieno di una guerra civile. È in corso una guerra civile in Venezuela, ambasciatore? No, la hemos detenido porque queremos desarrollar nuestro proceso Non c'è político una guerra aparte. civile in Venezuela, La l'abbiamo fermata Costituzione, perché che è una vogliamo respuesta attuare il nostro processo politico precisamente in pace. a escoger L'Assemblea entre la guerra Costituente è una civil y risposta a la questa guerra civile ed è una proposta di respuesta pace. a la guerra civil Per, y la attraverso Costituzione, la che è una Costituente proposta vogliamo para discutere i problemi sentarnos del todos Venezuela a non discutir con le cuáles armi, ma son con los le problemas de idee. Venezuela y no enfrentarlos con armas, sino con ideas. Le immagini che vengono distribuite dai media internazionali sono immagini di rivolte, diffuse in tutto il paese, di violenze. E la situazione è questa in Venezuela o è diversa? È diversa. La campagna comunicazionale In Venezuela la internazionale situazione è diversa, la quiere hacer campagna ver mediatica internazionale come vuole se far la vedere Venezuela un alla guerra. Venezuela che è in continua rivolta. Ma in È realtà, solamente soltanto in 9 che dei 135 dei municipi che conformano il 335 Venezuela municipi si stanno stanno verificando desarrollando questi questo atti tipo di violenza. violenti. Esos È importante municipios son sottolineare che municipios in questi donde la municipi oposición tiene in alguna cui si autoridad svolgono que la dirige. Un alcalde gli atti o un violenti sono governatore. governati Y da un además, sindaco e da un governatore che coincidencialmente, appartiene son los all'opposizione, municipios dove donde vive vive la gente más allegada diciamo, alla quella guerrilla. classe più El ricca del negro Venezuela. petrolero. E Que c'è cada anche uno da sapeva sottolineare che che è il más in alto della questi mai capitato. municipi il metro quadro di terreno costa, è quello che costa di più in America Latina. L'opposizione sostiene che voi avete convocato la Costituente perché avete perso le elezioni legislative. È per questo che lo avete fatto? Las elecciones legislativas fueron en el 2015. Estamos Le elezioni convocando la Costituente legislative nel sono 2017, state fatte nel che sería la 2015, primera mentre respuesta. l'Assemblea Costituente è In stata secondo convocata nel lugar, 2017, questa è la prima risposta. In il secondo luogo, poder il potere dell'opposizione nel dell'opposizione Parlamento è stato utilizzato en fino el adesso Parlamento soltanto per lo ha distruggere il governo utilizzato di Maduro. únicamente Addirittura esclusivamente quando si è para insediato nel Parlamento tratar de detener l'opposizione hanno Nayib Bukele, presidente Maduro. anche dato una Incluso data, hanno sospecha fissato una data per la la caduta caída di del Maduro, ovvero che presidente sarebbe Maduro. avvenuta nei 6 mesi Segnalaron successivi. inmediatamente que E tomaron in posesión del seguito, Parlamento y en 6 meses dopo aver voluto cambiaron il totalmente dialogo, la Costituzione. l'opposizione ha rotto questo Y a eso dialogo. han Noi venido abbiamo trovato i trovando tre ex resistencia. presidenti, En abbiamo este coinvolto con momento acaba UNASUR de il plantearse Papa. de Ma cuadrarse a poco nonostante il tutti i dialogo. nostri sforzi, Dialogo que l'opposizione si è inizia ritirata con un dal intervento dialogo, pensando che il paese sarebbe caduto nel caos e che nella ha rovina, ma convocata la invece Cámara il de governo ha Representantes. deciso di Y convocare il después de potere todo originario per esto risolvere questi se problemi. cayó. Ellos se E inoltre retiraron anche con la necesidad ha decretato di anche delle ritirarsi elezioni alla dei Nacella governatori dove e dei pensano che sindaci che avverranno effettivamente nel dicembre del lì vendría un caos 2017. di È molto importante sottolineare che Chiamamos l'opposizione a un non vuole le extraordinario elezioni, non vuole il dialogo e mercato non vuole la legislativo proposto. Costituente. Pero al mismo tiempo Non vuole señalamos que se arrivare al harán governo per elecciones una via y se elettorale van a hacer e las non vuole elecciones farlo del attraverso la governatore Costituzione del y las elecciones de alcalde 1999 che en non diciembre permette di del privatizzare il 2009. petrolio, appunto quella La che si sta facendo una oposición, guerra per il petrolio. importante señalarlo, no quiere elecciones, no quiere diálogo, no quiere constituyente, no quiere llegar al gobierno por la vía electoral, porque a ellos la constitución les estorba. La constitución de 1999 es una constitución que no permite privatizar el petróleo. Y lo que hay detrás de nosotros es una guerra por el petróleo. Chi vuole mettere le mani sul petrolio del Venezuela? La Exxon, especialmente la ExxonMobil, pero ellas son 7 hermanas y en este momento tienen un alto funcionario en el gobierno de los Estados Unidos. La Pretenden las 7 hermanas, ExxonMobil è más un la primo, impresa che vuole il el gobierno de los petrolio, Estados Unidos, insieme tratar in de agredir a cui Venezuela è para presente un llevarse noto no solo el funzionario del petróleo, governo degli Stati el Uniti. petróleo, el oro, L'intenzione è quella di aggredire il el Venezuela coltán, las per ottenere il armas, petrolio, la l'oro, madera, il ferro, le acque, il todo coltan lo e que il legno, hay ovvero le en risorse presenti nel Venezuela. Venezuela. Sin Ma embargo, purtroppo se ha entorpezado.
queste intenzioni si sono scontrate con un popolo che è cosciente del proprio destino, non con un governo ma con un popolo che è molto cosciente. Il governo è circostanziale, mentre la coscienza del popolo è più permanente. La guerra che loro stanno mandando avanti contro il Venezuela non avrà successo e non riuscirà a vincere. Questa guerra contro Venezuela non tendrà esito. Non va a essere possibile che la concreten con una vittoria. Lei nella conferenza stampa ha fatto riferimento alla Russia, alla Cina, ad altri paesi che non accettano questa aggressione al Venezuela. Quindi non siete soli neanche sul piano internazionale. Non siamo soli. Non siamo soli perché il mondo dejó ser patrimonio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, después de la caída del muro de Berlín, se convirtieron en el hegemón del mundo. Después vino la Guerra Fría. Y ahora, después de la Guerra Fría, se han dado cuenta de que perdieron. Il Venezuela non è sola. Gli Stati Uniti, a seguito della caduta del muro di Berlino, sono diventati un paese egemone. Successivamente c'è stata la guerra fredda e a seguito della guerra fredda si sono resi conto che hanno perso il controllo sul mondo. E in questo momento si stanno giocando nel scenario geopolitico il ruolo economico la Cina e dal punto di vista politico e diplomatico la Russia. Gli Stati Uniti come paese e come capitalismo è entrato in un processo di decadenza e di crisi e questo si vede nel fatto che gli Stati Uniti non riescono a trovare delle risposte ai problemi del mondo. Per questo Trump ha dichiarato che gli unici problemi che esistono sono quelli degli Stati Uniti e appunto si sta dedicando a risolvere quei problemi. E per questo ha messo in profonda difficoltà le relazioni che ha con l'Europa, con la Russia e con l'America Latina. Il Venezuela ha una politica che appunto si è basata sul petrolio e quindi c'è questa certezza che nei momenti critici avremo sempre l'appoggio della Cina, della Russia e di altri paesi del Medio Oriente. Abbiamo una politica ampia con il petrolio e questa politica ci ha permesso tener certeza de que en los momentos más críticos vamos a tener la mano tendida de China, de Rusia y de algunos países del Medio Oriente. Lei ha detto che chi si ribella in Venezuela, soprattutto le classi più ricche, le parti più potenti della società, che in Venezuela c'è in realtà una libertà di stampa, perché gran parte della stampa è nelle mani dell'opposizione, e che della parte del popolo vengono strumentalizzate, anche pagate per stare in piazza e fare gli scontri con la polizia. Però il governo in Venezuela non ha fatto nessun errore, cioè non c'è nessun problema nel governo che dopo Chavez ha preso in mano il destino del Venezuela. Sì, tutti i governi commettono errori. E il nostro non è un'eccezione. Nel caso incluso del presidente Maduro, il presidente Maduro non tenia. Tutti i governi commettono degli errori e il nostro non è un'eccezione. Il presidente Maduro, nel momento in cui ha assunto la presidenza della Repubblica del Venezuela, non aveva la stessa esperienza di Chavez. Il Venezuela vive in delle circostanze profondamente complesse, innanzitutto perché è un produttore di petrolio e poi perché Chavez ha creato in America Latina un movimento di ricerca dell'identità, dei valori e della sovranità dei popoli. Gli Stati Uniti hanno cercato di rompere questo processo, quelli che si vengono chiamati cicli storici progressisti, e quando ha visto, si è reso conto che non poteva rompere tramite la democrazia, ha creato dei colpi di Stato, come è successo in Honduras, in Paraguay. E soltanto in Argentina con Macri si è avuta un'elezione, ma che sono state vinte con una percentuale davvero insignificante. In Brasile quindi la situazione è esplosiva, in Argentina anche, in Colombia anche. In Venezuela vogliono renderla esclusiva, ma tutto ciò crea un nuovo schema geopolitico, ma l'America Latina non sarà più il giardinetto degli Stati Uniti e non tornerà mai più ad esserlo. I diritti sociali che il popolo ha conquistato rimarranno tali e non verranno sostituiti. Per ultimo,
Oggi avete fatto una conferenza stampa per parlare ai media italiani, ma anche al popolo italiano. Che cosa vuole dire al popolo italiano, a chi ci ascolta, a chi ci guarda? Che vea l'esempio dell'America Latina, che non lo olvide, che los cambios sociali. Il consiglio che do all'Italia è quello di guardare all'America Latina come un esempio. I cambiamenti sociali devono guardare appunto ai nostri cambiamenti sociali per poter migliorare e possibilmente per non perdere le conquiste che già l'Europa ha fatto. Non c'è altra forma che se non quella di ascoltare il popolo, e non bisogna delegare alle funzioni del popolo a dei dirigenti e dei funzionari. Consiglio quindi di guardare all'esempio dei processi di Evo Morales, dell'Ecuador, di Cuba, del Venezuela. Guardare attentamente all'esperienza latinoamericana, perché possibilmente l'America Latina sta sfruttando al meglio l'esperienza, l'eredità che l'Europa gli ha trasmesso.